Questo doveva essere un roleplay in stile la tua amica ti rilassa prima di andare a dormire o una cosa del genere, ma mi è venuta una super congiuntivite e non sono riuscita a girare il video perché la luce era troppo forte. E comunque avevo gli occhi super rossi e facevo paura, quindi ho evitato, ma non perché a volte la vita ci mette i bastoni tra le ruote, ma non dobbiamo arrenderci e trovare sempre soluzioni nuove. Quindi ecco perché ho realizzato questo ennesimo video in cui non sono stata costretta a guardare la telecamera. Ma abbiate pazienza e spero che vi possa comunque rilassare. Inoltre, come qualcuno di voi sa, non sto passando l'estate a casa mia a Milano, ma in un altro posto. Quindi fare roleplay mi risulta in generale difficilissimo perché richiedono pochi tagli e la registrazione del suono avviene in contemporanea col video, quindi in realtà bisogna mettere insieme tanti fattori e bisogna essere, diciamo, in situazioni favorevoli. Comunque a settembre ritorno a casa e cercherò di sommergervi. In realtà mi hanno già chiesto un roleplay medico, ma se avete altre idee vi prego di scrivermele nei commenti, anche le più assurde. Perché se posso mi fa sempre piacere accontentarvi. Intanto posso dire di essermi goduta tantissimo questo video. Quindi ringrazio Jack, che avete conosciuto nel video di Mykonos, per avermi spennellato la schiena per tutto questo tempo. Grazie. Thank you. Allora, dal momento che amo i video visual uniti al soft spoken, parlerò ancora per un po' e vi farò un po' di compagnia. E ovviamente, come dico sempre, vi invito a togliere l'audio. Per me lo scopo di questi video è rilassarvi, quindi fatene. In realtà quando ho aperto il canale, non so nemmeno quanti anni fa, forse 4 o 5, volevo semplicemente riprodurre i miei trigger preferiti e in generale far parte della community. E quindi ora quando vedo commenti tipo il tuo video mi ha rilassato tantissimo, oppure erano oppure adoro la tua voce o il tuo accento mi fa venire i brividini. Ogni volta che leggo dei commenti così sono incredula. Cioè, è tipo un onore per me, non so come spiegarlo. L'idea di aver fatto qualcosa di buono anche per una sola persona ripaga davvero le ore di lavoro che stanno dietro ogni video. Perché a volte è davvero dura e bisogna rifare le cose mille volte e soprattutto mettere i sottotitoli, cioè mi cadono gli occhi, ma ne vale la pena. Cioè sappiate che ogni commento che lasciate per me è prezioso e li leggo tutti emozionata e agitata e
A volte non voglio rispondere subito per non sembrare ansiosa. E tipo inizio a sudare quando certi commenti sono super carini e se ho di fianco qualcuno c'è proprio, gli dico, oddio, mi hanno commentato, che cosa faccio? Rispondo subito, oppure se rispondo subito sembro una stalker, boh. Ecco, ora sapete cosa c'è dietro ogni commento. Ma anche se mi emoziono e sudo, non smettete mai di commentare con cose carine i miei video, perché mi fa davvero molto piacere. E grazie mille anche per tutti i messaggi carini che mi avete mandato dopo il post che ho messo nella community tab. Non mi ricordo se si chiama community tab, comunque nella sezione community del canale in cui dicevo di avere la congiuntivite. Siete stati davvero carinissimi, adesso va un po' meglio, ma andrò dal dottore perché comunque ce l'ho da 2 settimane e non è ancora passata, anche se va. Quindi sappiate che per me siete davvero importanti e riuscite davvero a farmi stare bene o a farmi tornare il sorriso. E penso sia meraviglioso questo processo di scambio di piacere. Ne approfitto per un aggiornamento perché nel video di Grattini vi avevo detto che avrei ricominciato l'università, ma in realtà, se tutto va bene, mi hanno appena riassunto nel posto di lavoro che avevo perso a causa del Covid e quindi per ora devo accantonare la mia idea di continuare a studiare, ma sono comunque ovviamente contentissima. E inoltre, la gestione dell'imprevisto è una delle prime cose che ti insegnano in terapia e quindi devo dire che a parte mezzo pianto l'ho presa bene, perché di solito vado nel panico quando i miei piani vengono cambiati all'improvviso. È proprio il mio problema e se volete un giorno farò un video in cui vi parlerò della, diciamo, del mio percorso di terapia. E quindi direi che sono contenta, sono felice e ovviamente anche in ansia di ricominciare lavorare, perché sono stata ferma un po', ma cercherò comunque di affrontare i problemi quando mi si presentano e non prima, e di vivere ogni errore senza ansia o sensi di colpa. Quindi sì, voglio applicare ogni lezione che ho imparato in questi 2 difficili anni ed essere fiera dei progressi che ho fatto dal punto di vista emotivo e psicologico. Quindi speriamo bene e tenete le dita incrociate per me. Intanto vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, vi voglio bene.